Buongiorno a tutti da una ridente e nevosa a Chicago. Stamattina penso che non faremo nulla fuori perché nevicchia come ieri. Il fatto è che ha iniziato a... nella notte si è un po' poggiata, quindi diciamo che abbiamo preso abbastanza freddo ieri. Non che abbiamo sofferto il freddo ieri, però sai, comunque stare ore sotto... fiocchi di neve, acquerugiola, insomma queste cose, non sentivo la parola acquerugiola forse dalle elementari. C'è lei che sta facendo avanti e indietro per, per prendere le cose da mangiare, che poi ho visto che è finito tutta la parte salata e non so cosa mangerò io. Comunque, una ragazza molto gentile ha portato due muffin al cioccolato, devo averli presi da dietro, una ragazza che lavora qui e li ha messi qui, mi ha detto for kids. Amore, gli hanno portato il muffin, hai visto? E cosa volevo dirvi? Quindi, data questa situazione meteo, penso che ci faremo direttamente check out e andremo da qualche parte, o in macchina, nel senso non andremo fuori in giro a camminare perché abbiamo già preso abbastanza umidità, ecco, più che altro ieri. Non è proprio questione di freddo, ma proprio di umidità. E vediamo, adesso facciamo colazione, cerchiamo di raccattare qualcosa da mangiare e poi oggi raggiungeremo la prossima città, che è quella che mi preoccupa di più per via della neve dei giorni scorsi, perché ho visto che era tutto bianco, non so come sia adesso, dopo mi cerco la live camera e vediamo un po' com'è. A dopo! Ahimè, non c'è più niente da mangiare, quindi un pezzo di pane tostato con del burro d'arachidi che sospetto essere dolce. E i nani hanno i loro cervelli e muffin. Come fate? Allora, mentre io ho mandato mio marito a fare benzina, visto che stiamo andando via da Chicago, ma io nel frattempo mi faccio un giro qui da Trader Joe's, dove potrebbero avere delle cose italiane. Che carine! Entriamo, va. Ora i ranuncoli. Avessi casa qua, stessi tornando a casa, me li sarei presa. Che bellini. Oddio, guarda. I tulipani. Giacinti, $4.99, tulipani. $5.90. Ma voi le avete mai viste le Winter Frost Pine Berries? Che sono delle fragole bianche. Che dice? Oh, dovrebbero sapere di pineapple. Ci sono un po' di vini italiani. Qua e là. Anche qui. Italì. Ci sono tutti i vini italiani. Peccato che io non debba comprare il vino in questo momento, ma vabbè. Limonata, pompelmo, arancia rossa. Ci sono tutti i salami. Sono di San Francisco, soppressata. No. Però per il viaggio una focaccia ci sta. C'è anche la cipolla. Alla fine nulla di particolare, sto prendendo varie insalate, la Waldorf, due mozzarelle pomodoro e questa con il pollo, che non ho capito dove stia, e poi una focaccia e le fragole bianche. Continue 2.1 kilometers, then turn left on Poplar Road. Perché metti a fuoco le goccioline? Siamo a Greek Town, quindi qua è tutto Greek, dobbiamo mangiare per forza Greek, tutti Greek sono.
Turn left on Saint Edward Street. Restaurants. Rituale del giorno. Accendiamo le luci. Ok, qua ci sono due letti. Aspetta. Allora, oh, due letti, va. Tommaso non voleva un letto, ma voleva un divano, giusto? No. No, non volevi niente, vabbè. Ma volevi il tuo letto. Sì, l'allero. Vediamo un po'. Siamo al 26esimo piano. Oh, si vede anche il lago. Oh. Ele, mi fatturi un colpo. Questo è, non so, un tetto parcheggio. Vabbè, non è tutta questa grandiosità, in questo tempo non si vede niente, però molto bello. Non vedo il Molto bello. Non vedo il lago. Vediamo un pochino qui che cosa sta? Abbiamo. Allora abbiamo, vabbè, lo specchio. Noi siamo un attimo sfatti. Telefono. C'è un casino in questo hotel. Casino hotel. Due bottigliette d'acqua. Ah, ok. Tè, caffè. Abbiamo tè. Ok, un tè e gli altri sono caffè. Armadietto. C'è un accappatoio, non so per quale motivo. Ma perché poi se ti fai la doccia. Ma uno solo? Accappatoio. Il mini fridge, bene. Oh. Un cassetto e il bagno. Allora. Un punto in più per questo specchio, innanzitutto. Poi cosa abbiamo? Skincare bar, cleansing bar. Ah, sono diverse. Ah, sapone per il corpo. Questo probabilmente per la, per il viso, non lo so. Oh, guarda, guarda, guarda. Lozione, shower gel, shampoo, bagno schiuma, kit vanity, molto bene. Asciugamani, apprezzo che siano 4, perché in molti alberghi sono 3, anche se noi siamo 4. E poi c'è una signora doccia, devo dire. Sto giro per ora niente vasche. C'è una signora doccia molto bella, trasparente, bello. E pensavo fosse un altro phone, invece questo è un ferro da stiro verticale. Così, non me l'aspettavo. Facciamo un applauso alla prima stanza d'hotel senza la moquette. Yeah! Sì. Ci sono gli ascensori. Questa è una hall veramente bella. Cioè, siamo dal lato sbagliato. Allora, noi siamo usciti, sono circa le... Non so, tra le 7 e le 7 e mezza, non saprei. Ah, è andato... Stavo andando un... Mi è dato nell'occhio. E, come vedete, la neve è così. Durante la strada abbiamo trovato varie bufere. Però la neve, non, insomma... C'è un pochino, ma non è niente di verde, non è niente di particolare. Che poi noi diciamo verde, ma in realtà il passaggio pedonale è bianco. Noi continuiamo da 9 mesi a chiamarlo verde. Basta, ora siamo, ve l'ho detto, nella zona, nel quartiere greco, e quindi penso che ci fermeremo in uno di questi ristoranti. Il nostro hotel ha un casino, appunto, quindi siamo un po' così. Io non amo il casino in generale, è tutto qua. Non ti calcola, vero? E vabbè, vabbè, vediamo. Siamo entrati al The Greek. Questo qui è il posto. Le guanciate rosse. E le guanciate rosse, fammi vedere. Hai spento la candela, non ci posso credere. In questo posto dalle luci blu, cosa abbiamo preso? La pita, la tzatziki,
un grill di chissà cosa. Abbiamo lamb, chicken, lamb, chicken, salsiccia e delle patate greche. Sono buone, sono greche. Non potevo non dirlo. Eccola, ti sei bruciata? Sì. Bene. Allora, onesta, no, non mi è piaciuto per niente. Il margherita era imbevibile. Il margherita era imbevibile. La carne, no, non mi è piaciuto, devo dire la verità. E lei sta guardando la vetrina di una pasticceria. Prendiamo qualcosa domani mattina quando veniamo a fare colazione, perché non ce l'abbiamo in albergo domani. Allora abbiamo tutte le cose da mangiare qua, che Tommaso non ha mangiato, e il piatto di Ele ce l'ha fatto praticamente da adulti, perché ha detto che ne ha messo di più. Tommaso, ti avvicini per favore. Tommaso non ha mangiato perché oggi abbiamo avuto una brutta disavventura. Non è stato bene stamattina in macchina, soprattutto. E quindi è un po' a digiuno, se vogliamo. Non ce li abbiamo i guanti, io e te li abbiamo dimenticati. Quindi ora torniamo in camera e basta. Docce e nanna, perché siamo oltremodo cotti. Quindi questo vlog fa particolarmente schifo, mi dispiace. Ci rivediamo domani. Domani noi dobbiamo partire per la prossima avventura. Detroit è solo una tappa intermedia, insomma. Speriamo di riuscire a vedere qualcosina domani mattina. Nel caso ci rivediamo qua.